ha avuto il merito di impedire all'Udinese di esprimersi secondo l'abituale aggressività. I Granata hanno ben controllato la partita a centrocampo e hanno messo in mostra la ritrovata vena di alcuni uomini. Qui è Patrizio Sala che manda fuori di poco. Qualche ingranaggio dell'Udinese era oggi arrugginito, comunque i friulani hanno avuto alcune occasioni per passare. Terraneo si è opposto con bravura a una bordata da fuori area di Pin al termine di una manovra di tutto l'attacco. Proprio allo scadere del tempo il Torino è andato in vantaggio. Passaggio di Claudio Sala a Pulici, confusazione al limite dell'area nella quale l'arbitro ravvisa il fallo sull'ala sinistra. Davanti a Claudio Sala si schiera la barriera, ma il tiro di destro sarà di quelli che non perdonano. Il pallone sorvola le teste dei difensori e si insacca all'incrocio dei pali. Ripresa. In apertura Terraneo manda in angolo questo tiro di Del Neri. L'Udinese si affanna ma è ben controllata e il Torino in contropiede sfiora ancora il gol. È il Claudio Sala dei tempi d'oro quello che effettua questi dribbling e porge a Pulici che manda di poco fuori. Ancora l'ala sinistra protagonista con questo tiro dal limite che Galli respinge come può e Catellani mette in angolo sfiorando l'autogol. Al 40esimo Claudio Sala si infortuna in uno scontro con Del Neri e sarà costretto a uscire in barella. L'Udinese non perdeva in casa da 2 anni e mezzo, da quando militava ancora in Serie C.